Noi, mentre parliamo di autonomia differenziata, dobbiamo cominciare a fare un'operazione verità. Ho detto, quando abbiamo fatto la manifestazione a Roma, ho detto che noi, quando parliamo di autonomia differenziata, partiamo da due presupposti. Primo, noi siamo i principali avversari del Sud straccione, lamentoso, inconcludente e corrotto. Noi siamo i principali avversari. Noi rappresentiamo un altro Sud, quello del rigore, dell'efficienza, della correttezza amministrativa. Lo dico perché, ricominciata la narrazione solita, noi dobbiamo fare autonomia differenziata del Sud. Noi siamo pronti ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Lombardia, Emilia, Veneto, la Svizzera, la Scandinavia. Abbiamo dimostrato di gestire il nostro bilancio con un rigore spartano, avendo il coraggio di resistere a tutte le spinte clientelari. Va bene, e siamo oggi, Nino Cartabellotta lo potrà confermare, una delle prime due o tre regioni d'Italia nella gestione del bilancio sanitario. Ci sono regioni del centro e del nord che hanno accumulato in questi anni centinaia di milioni di euro di debito sanitario. La Toscana ha 500 milioni, credo, di debito sanitario. Altre regioni non stanno messe meglio. Noi abbiamo il bilancio in equilibrio, in qualche caso inattivo. È chiaro di che stiamo parlando. Quindi noi rappresentiamo un altro Sud, quello del rigore, della correttezza amministrativa.